Il turismo non decolla a Campomarino, sono numerose le lamentele di vacanzieri e residenti. La località balneare è rimasta incompiuta anche per questa estate. Dai rifiuti alla pubblica illuminazione, dalle aiuole alla raccolta differenziata dei rifiuti, dai trasporti interni ai servizi in spiaggia, stenta a decollare il turismo balneare a Campomarino. Molti turisti provenienti da altre realtà potrebbero lasciare la Riviera Molisana la prossima estate. In primis proprio l'impronta turistica di questo paese che viene un po' a mancare. L'impronta turistica cosa intendo? Intendo anche come decoro urbano, come organizzazione delle attività commerciali, come tutto. Ciò lo fanno presente i turisti, lo fanno presente perché loro vivono minuto per minuto, secondo per secondo questa località. E a me portano una serie di problematiche effettivamente riscontrabili, nonché anche il discorso prettamente diciamo così dell'immondizia dei rifiuti. Noi arriviamo a picchi nel periodo estivo di 50 anche 60.000 presenze nel periodo del 15 di agosto. Ciò preclude che comunque ci sia un aumento non indifferente di immondizia. Come va gestita? Parecchie persone, io sto vedendo anche i miei clienti, nonché turisti, hanno difficoltà nel capire e recepire anche come viene sviluppata e gestita questa raccolta differenziata. L'amministrazione vede che comunque ce la sta mettendo tutta, mettendo un ecopunto, un'informazione che sono efficientissimi, però vedo che non basta. Vedo che non basta perché comunque sia che la gente non recepisce, sia la tipologia di persone che è menefreghista, puntualmente abbiamo dei grandissimi inconvenienti a livello di rifiuti. Ciò si vede perché comunque andando vicino alle isole ecologiche abbiamo veramente delle situazioni al limite dell'indecenza.